Pamela Villoresi a Teramo come madrina del premio di Venanzo. Partiamo dalle domande proprio classiche, no? L'importanza per un'attrice anche della luce che sanno dare gli autori della fotografia nel cinema. Certo, lei ha fatto anche molto teatro. Diciamo, io sono particolarmente felice di essere madrina di un premio così, perché mio marito era direttore della fotografia, Cristiano Pogani, figlio di Gabor Pogani, peraltro premiato qui con un esposimetro d'oro. E quindi io ho vissuto, diciamo, sentendo la luce con mio marito, vedendo mio suocero, vedendo mio marito illuminare i set, capire che un passo più avanti ti fa perdere quella striscia di luce sotto l'occhio. Infatti tutti mi dicono: come sei brava a prendere le luci. Vabbè, forse ho poco merito. Ma anche in teatro, però, venendo dalla scuola di Strehler, chiunque abbia visto uno spettacolo di Giorgio si ricorda le luci magistrali che faceva Strehler, per cui sono proprio nata col vizio, con la buona abitudine, che una luce dà l'emozione. Michele Placido a Teramo per il premio di Venanzo, un grande attore, un grande regista, quindi il suo rapporto, credo, con gli autori della fotografia sia strettissimo. Beh, penso che di Venanzo veramente è stato il primo dopo una guerra che veramente ha massacrato il paese attraverso i suoi film. Io ricordo, non ero ancora nato probabilmente, o ero appena nato, però quando soltanto all'età di 6 o 7 anni l'uscita del film di Rosi, Il bandito Giuliano. E quel bianco e nero, ecco, giunto spettacolare, e rimasi talmente emozionato, talmente colpito, che probabilmente è uno di quei film formativi che poi si decide anche una carriera come la sua. Una carriera o una scelta. Mi ricordo quei notturni bianco e nero di questi lampioni che sotto il lavoro, no, il vento che batteva questa Sicilia mai vista, non folcloristica, ma molto amara, una strepitosa fotografia, strepitoso film, eccola, insomma, per cui sono felice e contento di essere qui a festeggiarlo.